Cocco sarà stato per la sua famiglia un dono così bello che forse chi lo ha adottato e se ne prende cura con amore da tempo attendeva il modo per ricambiare chi gli aveva dato la possibilità di accoglierlo. L'occasione ora è arrivata. Da Livorno, città in cui vive l'ormai ex ospite del canile municipale di Nocera Inferiore che convive con una malattia, è giunta una donazione per l'associazione Zoofila Nocerina che consegnerà il tutto al Dea Nocera Pagani Scafati. Ben 36 delle ormai note maschere da sub, quelle modello Decathlon per intenderci. 10 di queste saranno trasformate in respiratori grazie alla high-tech di Nocera Inferiore che ha teso subito una mano. A giorni saranno create le valvole necessarie alla conversione delle maschere in caschi respiratori per pazienti che lottano contro il Covid-19. Le altre invece saranno utilizzate come maschere protettive. L'associazione Zoofila Nocerina ha deciso di consegnare le maschere agli ospedali di Nocera Inferiore e di Scafati. Gianna Senatore ed il bel gruppo di volontari che rispondono sempre presente alle esigenze del territorio avevano lanciato un appello tramite il social network Facebook per provare a reperire queste maschere. E c'è stato chi ha risposto presente anche dalla Toscana.